sarà Don Andrea Andreozzi, il nuovo vescovo della diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola. L'annuncio questa mattina in cattedrale. Trasarti rimarrà amministratore apostolico della diocesi fino all'ingresso del nuovo presbite. Tracciato a Fossombrone, sottoposto ai domiciliari un 26enne accusato di lesioni gravissime, minacce e porto di arma in luogo pubblico, commessi a Fano 5 anni fa. A Cartoceto aveva tentato di estorcere denaro a un 17enne per cessioni di droghe. Perde il controllo dell'auto, finisce sull'aiuola, sparti traffico e abbatte la lanterna semaforica in via dell'Abbazia, 53enne trasportata al Santa Croce di Fano. Esaltare la bellezza del bastione San Gallo e mettere in sicurezza il marciapiede adiacente. L'assessore Brunori annuncia l'avvio dei lavori sul percorso pedonale lungo viale 12 settembre. A Tre Ponti di Fano torna la festa della Madonna della Colonna, 4 giorni di celebrazioni che culmineranno domenica con la solenne concelebrazione eucaristica e la processione. Più di 600 eventi, 5.000 volontari e 68 pro loco coinvolte, annunciati tutti i numeri del fitto calendario di iniziative previste da maggio a dicembre nella provincia di Pesaro e Urbino. Bocce, parata di big e pienone di pubblico per il secondo trofeo Lisippo, la gara nazionale a coppie disputata il 1° maggio alla Bocciotti da San Cristoforo. Mercoledì 3 maggio, benvenuti a Occhio alla Notizia. Lo avete sentito dai titoli questa mattina alla Cattedrale di Fano. È stato annunciato il nome del nuovo vescovo della diocesi di Fano, Fossombrone Cagli Pergola. Si tratta di Don Andrea Andreozzi, attualmente rettore del seminario di Assisi. Il servizio è di Simona Zonghetti. Eccellenza, mi scrive il nunzio, mi reco a premura di comunicarle che il Santo Padre ha nominato come suo successore per la Chiesa che è in Fano, Fossombrone e Cagli Pergola il Reverendo Andrea Andreozzi. Il vescovo Armando Trasarti ha annunciato il nome del nuovo vescovo della diocesi di Fano Fossombrone Cagli Pergola. La lettera del nunzio apostolico è datata 29 aprile 2023, ma la notizia del provvedimento pontificio poteva essere resa pubblica solo alle 12 di oggi. Fino a quel momento era sotto segreto pontificio. È stato dato in cattedrale alla presenza di tutti i presbiteri, dei diaconi, dei religiosi, degli operatori e dei direttori degli uffici di curia e di tanti fedeli che hanno voluto essere presenti in segno di vicinanza e stima nei confronti di Trasarti, nominato vescovo di Fano il 21 luglio 2007 e quest'anno, al raggiungimento del 75° anno di età, aveva presentato a Papa Francesco la lettera di dimissioni. Aggiunge il nunzio per me, e ringrazio, ma desidero in questa occasione rivolgerle più profondi e cordiali sentimenti di gratitudine per quanto da lei svolto in questi anni in qualità di guida per la comunità che è in Fano, Fossombrone e Cagli Pergola, per il costante impegno e la dedizione profusi a immagine di Cristo Buon Pastore, con una attenzione particolare alle persone più fragili e bisognose e alle tante sfide che l'amore per il popolo di Dio comporta. Io sono grato di questo, non lo merito tutto questo. Trasarti lascia l'incarico ad un ecclesiastico proveniente dalla sua stessa terra. Infatti Don Andrea Andreozzi è nato a Macerata il 25 agosto 1968 ed è stato ordinato presbitero il 26 ottobre del 96. Attualmente è rettore del seminario di Assisi. Diversi gli incarichi pastorali da lui svolti. È stato per 10 anni vicario parrocchiale di San Michele Arcangelo a Monteurano, ma anche docente all'Istituto Teologico Marchigiano e all'Istituto Superiore di Scienze Religiose di Fermo. Dal 2007 parroco di San Pio X a Porto Sant'Elpidio, membro della redazione e vice direttore del quindicinale diocesano La Voce delle Marche, dal 2014 direttore spirituale del seminario di Fermo e dal 2020 rettore del seminario Umbro. Oggi è stato dato l'annuncio ufficiale, come si sente e quali sono le sue emozioni? Beh, come mi sento? Cambia la vita. Oggi ufficialmente sono ancora vescovo per un paio di mesi, amministratore, dopo 16 anni cambia la vita, totalmente. Quindi ritorno su un posto dove sono stato, ma ormai sono dimenticato, no, e qui devo lasciare, anzi
posso e devo lasciare perché è giusto il campo libero. Che cosa lascia e che cosa l'aspetta? Ma quello che mi aspetta non lo so, una vita d'anziano, quello che mi chiede il vescovo, i preti lì dove affermo, dove mi appoggio. Quello che lascio, beh, i sentimenti sono tanti, ma tanti, tanti, tanti. Un territorio bello, affettuoso, ma anche popoloso, e nello stesso tempo un territorio variegato e dolcissimo come le colline nostre, non spigolose, verdi, accattivanti. E poi lascio un buon clero, sinceramente. Lascio anche una bella città, ha proseguito Trasarti, e un mondo laico, civile, non anticlericale, ma molto affettuoso. Mi sono sentito molto, molto amato, da molti, da tutti. E poi lascio anche quel bene che ho voluto alla società civile, soprattutto nelle parti togate, gli uomini in divisa, uomini pubblici, perché ho sempre capito nella vita che la fede è radicata nel territorio. Pur nella distinzione di ruoli, di compiti, però ho incoraggiato sempre le persone, la società civile, dalla prefettura, da tutte le forme, anche i sindaci. Ho sempre cercato di accompagnarli, anche a volte con criticità, ma sempre con la carezza del bene per il popolo. Questo sì. Al termine poi di questo periodo di passaggio lei tornerà a Fermo, giusto? Sì, perché le normative degli orientamenti dei Vescovi Emeriti dice, se possibile, il Vescovo Emerito torni nella sua origine, qualora non sia possibile, che sia il più lontano possibile, perché la gente deve affezionarsi all'uomo nuovo, al pastore nuovo, che non vuol dire dimenticare l'altro. Però questo anche perché io ho vissuto molto in maniera viscerale e la gente con me, è bene lasciare il campo, anche se questo nuovo vescovo lo conosco abbastanza, anche se viene adesso da, sì, è di Fermo, però è stato 3 anni ad Assisi, quindi forse il suo percorso finale è stato anche quello del seminario interdiocesano dell'Umbria. Però è bene lasciare il posto, che non significa poi lasciare il cuore. E questa sera trasmetteremo il video integrale realizzato dalla Diocesi dell'annuncio dato questa mattina in cattedrale, mentre da domani troverete sui nostri social Facebook e YouTube la lunga intervista che abbiamo realizzato al Vescovo uscente Armando Trasarti. E continuiamo perché con l'elezione del nuovo Vescovo decadono alcuni uffici, ma in questa fase di transizione verrà garantita una stabilità. Infatti Trasarti condurrà la diocesi fino all'ingresso canonico del nuovo Vescovo, ma sentiamo i dettagli nell'intervista che abbiamo realizzato a Don Giorgio Giovanelli, parroco della cattedrale, cancelliere generale della diocesi e vicario giudiziale. Sentiamo. Sia fatta la tua volontà. Da oggi Trasarti non è più vescovo ma amministratore apostolico. Don Giorgio, questo che cosa significa e che cosa comporterà? Allora, dal punto di vista giuridico, con la nomina pontificia che viene resa pubblica, abbiamo il vescovo eletto che ha ottenuto la missio canonica da parte del Romano Pontefice, da parte del Santo Padre, e quindi è vescovo eletto per la nostra diocesi. Ovviamente deve ricevere l'ordinazione episcopale e poi deve celebrare l'ingresso, l'immissione canonica nell'ufficio pastorale, quindi deve, una volta veniva definita come la presa di possesso, in pratica è l'inizio ufficiale del suo ministero episcopale, quindi diocesi. Il diritto prevede in questi momenti di transizione una continuità per garantire la vita della Chiesa, una certa stabilità e serenità, quindi certi uffici decadono e sono quelli del vicario generale e degli altri direttori perché sono strettamente legati al vescovo, mentre per garantire la continuità permane l'ufficio di cancelliere, di vicario giudiziale e di economo. Monsignor Trasarti da oggi non è più vescovo diocesano ma amministratore apostolico, il che significa che dal punto di vista giuridico non potrà più effettuare operazioni di straordinaria amministrazione ma solo quelle di ordinaria amministrazione in vista dell'ingresso e dell'arrivo del nuovo vescovo. Questo per garantire la continuità ma sempre nel rispetto del principio che i canonisti definiscono come con queste situazioni nihil innovetur, cioè non si può rinnovare nulla perché ovviamente c'è il vescovo eletto e d'ora in avanti aspetteranno lui le future decisioni. L'insediamento si sa già quando avverrà? Dipende tutto da Monsignor Andreozzi, sia il giorno della sua ordinazione episcopale, sia il luogo, sia l'ingresso nell'ufficio pastorale qui di Vescovo di Fano. Dipende tutto da lui, ancora non abbiamo comunicazioni, ma credo che quanto prima il Collegio dei Consultori prenderà contatto.
E cambiamo argomento. A causa del maltempo in Emilia-Romagna con l'esondazione dei fiumi, Trenitalia ha sospeso la circolazione sulle linee tra Bologna, Rimini, Ravenna e Ferrara con pesanti ripercussioni sulla dorsale adriatica. Migliaia i passeggeri bloccati per via delle cancellazioni, deviazioni e rallentamenti dei treni. Sul posto i tecnici di RFI in costante contatto con la prefettura e la protezione civile. Dove possibile sono stati attivati servizi di bus sostitutivi. Queste immagini che vedete in questo momento si riferiscono alla stazione di Pesaro con i convogli fermi. E sempre per il maltempo, nel pomeriggio è stato attivato lo stato di mobilitazione nazionale di protezione civile. Il Dipartimento sta coordinando l'invio e l'impegno di risorse, mezzi e operatori a supporto delle forze locali già in campo per il soccorso e l'assistenza. Anche le squadre del CB Club Mattei di Fano sono pronte a partire, una con la Regione Marche e una con la FIR CB. I volontari stanno attendendo le indicazioni ufficiali. In occasione dei servizi di controllo del territorio, i militari delle stazioni di Fossombrone, Cagli, Pergola e San Lorenzo in Campo hanno controllato oltre 50 persone e una trentina di veicoli, contestando diverse violazioni al codice della strada, tra cui la guida in stato di ebbrezza alcolica ad un giovane cagliese al quale è stata ritirata la patente. Inoltre sono state rilevate 3 contravvenzioni per documenti di guida non in regola e per trasporto di minorenne ad opera di un altro minore su un ciclomotore non autorizzato al trasporto di terze persone. I controlli sono stati estesi anche ai parchi cittadini, in particolare al Parco Carloni e al Parco Manganelli, dove 2 giovani sono stati sorpresi con dosi di hashish. Lo stupefacente è stato sequestrato e i ragazzi, ai quali è stata ritirata la patente di guida, sono stati segnalati alla prefettura di Pesaro Urbino come assuntori. Infine, i carabinieri di Fossombrone hanno rintracciato e sottoposto ai domiciliari un 26enne di origini campane, destinatario di un ordine di esecuzione della pena di 2 anni e 2 mesi per i reati di lesioni gravissime, minaccia e porto di arma in luogo pubblico commessi a Fano nel 2018 e per tentata estorsione, lesioni e cessione illecita di stupefacenti commessi a Cartoceto nel 2017 ai danni di un 17enne per estorcergli il denaro relativo a pregresse cessioni di droga. E invece questa mattina alle 9.15 una pattuglia della polizia locale di Fano si è imbattuta in un incidente autonomo avvenuto in via dell'Abbazia, dove gli agenti hanno prestato soccorso a una 53enne albanese residente a Fano. La donna a bordo di una Ford Fiesta, giunta in corrispondenza del semaforo con via 4 novembre, per cause ancora in corso di accertamento, forse anche per l'asfalto bagnato, ha perso il controllo del mezzo, salendo con la parte sinistra sull'aiuola, sparti traffico per terminare la sua corsa contro il palo del semaforo, dove ha abbattuto la lanterna semaforica. Sul posto successivamente sono intervenuti i sanitari del 118 che l'hanno trasportata al pronto soccorso in codice verde, la ditta specializzata per il ripristino post incidente e la ditta che si occupa della manutenzione dei semafori. E questa mattina sono partiti i lavori di riqualificazione del bastione San Gallo. L'intervento, che terminerà nel mese di luglio, comprende una nuova illuminazione e la messa in sicurezza del marciapiede adiacente a viale 12 settembre. Vediamo. Finalmente siamo partiti con i lavori in quello che è un bene tutelato e di rilievo della città, qual è il Bastione San Gallo. Lavori che interessavano sia tutto quello che è la parte pedonale sottostante, ma anche l'illuminazione nella valorizzazione ancor più di quello che è un bene culturale di riferimento della città, identitario soprattutto. Per quanto riguarda la pavimentazione, visto e considerato che aveva uno stato di degrado diffuso dovuto al cedimento del manto stradale, ma anche dal dilavamento, provvederemo in questi giorni a realizzare una nuova pavimentazione in ghiaia lavata
che naturalmente è come quella, diciamo, sopra la Darsena Borghese, ma è come quella che stiamo utilizzando per lo più in prossimità di tutti i beni monumentali, di una colorazione, di una cromia che si sposa con quella che poi è la facciata anche del bene monumentale, proprio per non andare ad impattare anche a livello architettonico. Oltre, diciamo, la miglioria di questa pavimentazione, nello smantellamento andremo anche poi a valorizzarla al meglio con un nuovo impianto di illuminazione, quindi con 22 nuovi punti luce a LED ad incasso nella pavimentazione, che, diciamo, valorizzeranno tutte le facciate del bene, quindi in una profondità con una luce completamente nuova, dinamica se vogliamo e calda, che andrà appunto a rendergli grazia, a rendere grazia alla sua storia ma anche alla sua bellezza. Si tratta di un intervento importante del valore di 220.000 euro complessivo tra pavimentazione e illuminazione, che vedrà la fine dei lavori entro il mese di giugno, probabilmente per metà, se tutto va bene il tempo ci assiste. Ed è un intervento che non sarà l'unico all'interno di questo bene, perché stiamo già lavorando su un progetto di ampliamento di quella che è la fruizione del bene nella parte alta, proprio con i progettisti e anche con l'assessora Cora Fattori che mi accompagna in questo viaggio. Invece gli assessori Tinti e Cucchiarini questa mattina hanno presentato la Tari Etica a favore della cittadinanza virtuosa. Sentiamo di che cosa si tratta. Abbiamo introdotto due importanti modifiche nel regolamento che introducono appunto uno sgravio del 100% della parte variabile, cioè della metà della bolletta, per quei soggetti, per quelle attività produttive e quei soggetti del terzo settore che mettono nella rete dei servizi sociali a disposizione beni alimentari o beni mobili, vestiti, beni usati, beni di seconda mano. Questo vuol dire produrre meno rifiuto e andare a dare una seconda vita a oggetti che ancora sono del tutto funzionanti e andare a recuperare tantissimo cibo che viene invece magari a fine giornata buttato nell'umido e che ancora invece è buono e che può essere utilizzato da chi ne ha più bisogno, affluendo così a un progetto che è il progetto passamano gestito dall'ambito sociale, che permette così alle attività commerciali ai quali rivolgiamo insomma un appello di entrare in questa rete. Significherà per loro avere in bolletta uno sgravio del 50%, se si inizia adesso, se si entra adesso in questa rete si vedrà una diminuzione già a consuntivo di quest'anno, che è a febbraio del 2023, per quanto riguarda la bolletta della Tari. Questo accordo è stato condiviso sia con i sindacati, soggetto appunto di convenzione di ieri, che con le associazioni di categoria. Per maggiori informazioni, per chi è interessato a capire di più, si può naturalmente rivolgere all'ufficio tributi o alla propria associazione di categoria che lo segue. Con questa agevolazione approvata dal Consiglio Comunale andiamo a premiare il comportamento virtuoso delle attività commerciali e degli enti del terzo settore che partecipano a quella rete di solidarietà alimentare e di condivisione solidale che va sotto il nome Passamano. È un modo appunto per cercare di unire la scelta, la sfida diciamo ecologica, quindi di risparmiare su rifiuti, quindi produrre meno rifiuti organici, e dall'altra una scelta etica e di solidarietà, perché va a sostenere quelle famiglie che sono in difficoltà e che sono in disagio socio-economico. Chiaramente per noi del servizio sociale associato è un percorso che premia e che dà valore a un progetto che rappresenta bene il welfare generativo e l'innovazione sociale. Nuove sedute operatorie al Santa Croce di Fano per ridurre i tempi di attesa nelle sale operatorie dell'ospedale. Oltre alla Day and Week Surgery, dal 10 maggio verranno effettuati interventi di chirurgia protesica dallo staff dell'ortopedia e traumatologia, gli stessi che vengono svolti al San Salvatore.
Questo rappresenta una grossa novità, ha spiegato il direttore Luca Memè. La scelta di riproporre tali prestazioni anche al Santa Croce ha come finalità quella di potenziare l'offerta sanitaria della zona, ridurre i tempi di attesa, migliorare il comfort alberghiero, mantenendo al tempo stesso alti standard di qualità. Ed ora ci spostiamo a Gimarra di Fano, dove è stata inaugurata la nuova area parcheggio gratuita davanti alla Chiesa del Carmine. Domenica scorsa, taglio del nastro e benedizione dei 50 posti per auto e moto. Lo scorso 30 aprile, davanti al sagrato della Chiesa del Carmine a Gimarra di Fano, è stata inaugurata la nuova area adibita a parcheggio per mezzi a 2 e 4 ruote. Sono circa 50 in totale gli stalli realizzati e gratuiti, con pavimentazione drenante, a disposizione dei cittadini. In quel punto, fino a qualche mese fa, sorgeva il capanno in legno del club anziani del quartiere, ora dislocati nei nuovi locali della struttura a fianco. L'area parcheggio oggi si rinnova di un impianto di illuminazione a LED e nuove alberature, regalando così decoro a quell'area lasciata a se stessa per diverso tempo. Dopo la benedizione officiata da Don Gianni Petroni, è seguito poi il taglio del nastro da parte di amministrazione, parroco, insieme alla ditta che ha eseguito i lavori. Con grande sforzo abbiamo risolto il problema del fallimento a cui era legato appunto quest'opera e a cui sono legate molte delle opere di Gimarra proprio qui in via Cena, al centro del quartiere. E abbiamo oggi simbolicamente inaugurato un parcheggio importante che restituisce decoro appunto alla chiesa. E l'abbiamo fatto con la parrocchia, ringraziando tantissimo sia la LIM ma anche la società Satise che ha eseguito i lavori e che sono stati seguiti dall'ingegner Ansuini e collaudati dall'ingegner Camerini. Quindi siamo arrivati alla fine, diciamo, di questo primo lotto delle opere di urbanizzazione. Manca alcuni piccoli dettagli come di finire il parcheggio in via Forlanini, che è quasi finito, e di sistemare la scarpata al meglio col riempimento di terra. Quindi ci siamo, abbiamo, come dire, affrontato temi molto delicati con la curatela fallimentare, siamo riusciti oggi finalmente decoro a un quartiere che si meritava davvero questo. In più, proprio da pochi giorni, la ditta acquisitrice della struttura incompleta di Fano Alta è al lavoro per completare tutto il complesso abbandonato. Mi fa piacere anche dire che partiranno presto i lavori della società di Sorcinelli Fabrizio, che ha rilevato dal fallimento tutto il blocco che è incompleto e che appare come soltanto come calcestruzzo di fianco alla chiesa, e dalla prossima settimana inizierà tutta l'opera di pulizia e per iniziare i lavori a giugno. Siamo molto contenti perché anche questo fa parte di un passaggio fondamentale. Sorcinelli si è impegnato a finire i lavori il prima possibile, noi siamo veramente contenti e dunque siamo veramente felici perché anche quest'opera potrà vedere, diciamo, vedersi compiuta nel giro di poco tempo, e auguriamo che possa essere per il quartiere di Gimarra anche un'opera utile, con dei servizi al piano terra e delle residenze ai piani superiori. A Fano torna con il programma consueto la tradizionale festa della Madonna della Colonna, santuario mariano diocesano situato nella zona di Treponti e facente parte della parrocchia Santa Maria Goretti. Domani, giovedì 4 maggio, alle ore 21, si terrà il Santo Rosario con la possibilità di confessarsi. Venerdì invece una fiaccolata notturna a cura dell'Azione Cattolica Parrocchiale con riflessioni e preghiera del Santo Rosario. La partenza è prevista alle 20:45 dalla chiesa di Sant'Orso. La festa proseguirà poi sabato 6 maggio alle ore 21 con la recita del Santo Rosario, per poi passare a domenica, giorno della festa della Madonna della Colonna. Le sante messe saranno alle ore 7:30, alle ore 9, presieduta dal vescovo Armando Trasarti, e alle 11:15. Alle 16:15 invece la recita del Santo Rosario. In occasione della messa delle 11:15 l'Azione Cattolica celebrerà nel Santuario della Colonna il centenario della sua nascita, avvenuta nel 1921. Mentre la messa verrà celebrata nel parco del Santuario Fabio Uguccioni. Seguirà un pranzo picnic aperto a tutta la cittadinanza. Si consiglia quindi di portare il plaid.
In caso di maltempo, la messa sarà celebrata all'interno e il pranzo verrà annullato. Infine, alle 17 si terrà la solenne concelebrazione eucaristica presieduta dal vicario generale Don Marco Presciutti. Seguirà la processione con l'immagine della Madonna della Colonna. La celebrazione sarà animata dal coro giubilate di San Lorenzo in Campo. E sabato scorso a Sasso Corvaro si sono riunite le Proloco di Pesaro e Urbino che hanno annunciato oltre 600 eventi. Il calendario delle iniziative prenderà il via con la tappa del Giro d'Italia a Fossombrone e terminerà con il ricco palinsesto del Natale che non ti aspetta. I 5.000 volontari delle 68 Proloco sono già al lavoro per garantire un fitto calendario di iniziative con oltre 600 eventi che rappresentano l'80% del totale della provincia di Pesaro Urbino. L'annuncio è stato dato sabato scorso durante l'assemblea provinciale delle Proloco riunite nel cuore del Montefeltro, nello splendido teatro della Rocca Ubaldinesca a Sasso Corvaro Auditore. Ad aprire i lavori il presidente provinciale dell'Umpli, Damiano Bartocetti. C'è un grande impegno, un grande fermento. Oggi diciamo che abbiamo parlato degli eventi del 2022, 522 eventi organizzati dalle Proloco. Oggi è stato un grande onore soprattutto avere Sua Eccellenza il Prefetto di Pesaro Urbino, tutte le autorità e tutte le Proloco, perché oggi noi dobbiamo essere chiari e onesti, siamo qui a Sasso Corvaro in questa bellissima cornice, siamo qui grazie a tutti i presidenti delle Proloco, alle 69 Proloco del nostro territorio provinciale che con amore, con impegno, con dedizione, con passione si impegnano ogni giorno. Quindi vorrei far arrivare tramite le emittenti questo messaggio anche alle loro famiglie, un grazie di cuore. Però abbiate pazienza, portate pazienza a tutte le nostre famiglie, perché c'è bisogno del volontariato, c'è bisogno dell'amore, c'è bisogno del credo, dell'umiltà che i nostri volontari sanno fare. Senza quest'amore, senza questa passione non avremmo la cultura, la storia e le tradizioni del nostro territorio. Un grande motore economico, io come ho detto oggi in assemblea, senza le Proloco non ci sarebbe turismo, senza le Proloco non ci sarebbe la promozione del territorio. Quindi un grande grazie di cuore a tutti, in particolare alla Regione Marche, al Presidente Francesco Quaroglia, all'Assessore Baldelli, a tutto il Consiglio regionale delle Marche per il grande supporto che ogni anno dimostrano alle nostre Proloco. La Regione infatti ha riconosciuto il palinsesto del Natale che non ti aspetti come una manifestazione di eccellenza. L'importante collaborazione è stata rimarcata anche in assemblea per dare seguito all'accordo con l'azienda di soggiorno e turismo di Bolzano e l'Unione Proloco di Pesaro Urbino. Una strategia che si realizza con il Christmas Rail, il treno natalizio che rende il progetto unico nel suo genere, in grado di richiamare turisti da tutta Italia in un periodo di bassa stagione, con ricadute positive su tutto il territorio marchigiano. Le Proloco sono uno straordinario moltiplicatore dell'energia del territorio e dei nostri borghi. Questo non lascia indifferente la Regione Marche, che con la giunta Acquaroli da 2 anni a questa parte è particolarmente vicino agli oltre 1.000 eventi delle Proloco marchigiane e della Proloco di Pesaro e Urbino. Lo facciamo con la vicinanza istituzionale, ma lo facciamo anche con i nostri bandi e con i nostri contributi, premiando gli eventi di maggiore qualità, che per fortuna sono disseminati su tutto il nostro territorio. Questo è uno dei segreti dello straordinario aumento delle presenze e degli arrivi turistici della nostra regione, che ci pone alle vette per il delta di aumento, ai vertici per il delta di aumento rispetto alle altre regioni italiane. Perché? Perché le Marche sono ancora una regione tutta da scoprire e abbiamo le energie per farla scoprire al resto d'Italia e al resto d'Europa. L'evento che darà il via al ricco calendario sarà l'ottava tappa del Giro d'Italia, l'unica delle Marche, che si svolgerà il 13 maggio a Fossombrone, una vetrina unica alla quale saranno collegati 200 paesi. Le Proloco, in collaborazione con Confcommercio Marche Nord, cureranno il servizio d'accoglienza, ristorazione in primis, riservato alla stampa. Dunque un impegno a 360 gradi e una grande opera di promozione dell'eccellenza del territorio che contraddistingue queste importanti realtà locali. A sottolinearlo anche il sindaco di Sasso Corvaro Auditore, Daniele Grossi. Dobbiamo ricordarci che le Proloco sono la linfa vitale di un comune. Un comune, un'amministrazione senza le Proloco sarebbe un'amministrazione incompleta, incapace
capace di gestire il proprio territorio, perché le Proloco, grazie alle Proloco le amministrazioni riescono ad organizzare eventi, ad promuovere il proprio territorio attraverso le tante iniziative che in sinergia si realizzano durante l'anno. Sono veramente il braccio operativo dell'amministrazione e quindi dobbiamo sempre ringraziare le Proloco, e quando ringraziamo i presidenti ringraziamo con lui tutti i volontari che si adoperano giornalmente, che si spendono giorno dopo giorno per il bene altrui, per il bene del territorio. Siamo contenti perché per noi come amministrazione di Sosso Colorado Auditore oggi è una giornata importante, perché al di là del contenuto dell'evento per noi è un'ennesima giornata di promozione territoriale. Quindi ringrazio veramente l'UMPI per aver pensato alla nostra location per questo importante evento, e ringrazio ancora una volta veramente di cuore le Proloco per quello che fanno giornalmente. E a proposito di iniziative e turismo, è nata Discover Pesaro, un consorzio formato da 8 tour operator esperti in accoglienza che si occuperà della promozione e commercializzazione turistica. Si chiama Discover Pesaro ed è il primo consorzio della provincia di Pesaro specializzato in promozione e commercializzazione turistica. Un nuovo soggetto che nasce dalla volontà di 8 tour operator esperti in incoming e accoglienza che operano da anni sul territorio, proponendo in Italia e all'estero vacanze all'insegna della cultura, dello sport e dell'enogastronomia. Nasce da tempi piuttosto lontani, diciamo da prima del Covid, perché ci siamo uniti a livello regionale con un'associazione che si chiama Inside Marche Live. E abbiamo cominciato a fare gruppo già da allora. Abbiamo poi studiato qui a livello locale, perché siamo la maggioranza degli operatori, la stragrande, forse i più rilevanti sicuramente sul territorio, deciso di approfittare del volano importantissimo che è quello che è Pesaro Capitale della Cultura 2024, per poi proporre a livello globale Pesaro e il territorio di Pesaro. Noi facciamo promozione e commercializzazione. Siamo tutti insieme, siamo molto uniti, abbiamo deciso di mettere soldi. Non saremo noi personalmente come aziende, ma sarà Discover Pesaro che lavorerà per essere a disposizione del territorio, per vendere il territorio nel giusto modo. Dobbiamo ringraziare anche la Confesercenti che ci darà spazio nei loro uffici, perché abbiamo deciso di prendere un ufficio e appoggiarci a loro. Avremo i nostri dipendenti dell'associazione, che non sono, ribadisco, i dipendenti nostri inteso come Break in Italy o come Tuquitur o come altri operatori, e che quindi è una cosa che daremo sostanzialmente copertura a 360 gradi sul territorio. Il consorzio diventa così uno strumento eccellente per la promozione turistica, anche in vista del grande evento di Pesaro Capitale Italiana della Cultura 2024. Si dice sempre che l'unione fa la forza, in questo caso lo auspichiamo particolarmente, perché c'è bisogno di sinergie, c'è bisogno di interlocutori unici o il più possibile, diciamo, univoci, per andare a definire la strategia anche di quello che è l'obiettivo, cioè al di là dell'estate, dei periodi che turisticamente saranno già in overbooking già da quest'estate, ma di poter distribuire meglio i canali di pubblico per un'Europa che non ha i nostri tempi di vacanza, dove dalla Germania in particolar modo, ma non solo, i canali di pubblico sono differenziati durante l'anno, i paesi scandinavi, nord Europa. Quindi per fare questo serve un lavoro mirato che parte dalle promozioni delle fiere fino al calendario da ragionare assieme rispetto ai momenti principali su cui puntare. Quindi per questo un interlocutore, diciamo, coordinato come Discover Pesaro su tutto il territorio provinciale può essere prezioso. Dico tutto il territorio provinciale perché naturalmente la capitale italiana, e non solo, ma abbiamo deciso assieme agli altri comuni di condividerla nella programmazione in 52 settimane che toccheranno tutta la provincia, che quindi sarà anche una promessa di ritorno per chi magari ovviamente non potrà fare 52 appuntamenti, ma verrà a visitare Pesaro o la provincia in un determinato periodo. Quindi più saremo univoci e coordinati in questo messaggio, più sarà forte la voglia di conoscere tutta la provincia e di tornarci più volte e farci diventare veramente, con l'aiuto della Capitale 24, una delle prime destinazioni di riferimento d'Italia. Parata di Big e pienone di pubblico lunedì 1 maggio per il secondo trofeo Lisippo. In campo alla Bocciofila San Cristoforo anche diversi campioni europei e del mondo. Ma vediamo com'è andata nel servizio di Matteo Del Vecchio.
Un pubblico che definire delle grandi occasioni è forse riduttivo e uno spettacolo che raramente si vede dalle nostre parti. La bocciofila San Cristoforo di Fano fa di nuovo centro e questa volta non lo fa dal punto di vista dei risultati ma da quello organizzativo, con il secondo trofeo Lisippo, una doppia gara nazionale a coppie organizzata lunedì 1 maggio alla quale hanno partecipato i big nazionali di questa disciplina provenienti da ogni parte d'Italia. La vittoria nella gara riservata alla massima categoria è andata a Davide Paolucci e Gabriele Marinelli di Castelfidardo, che in finale hanno superato i campioni del mondo della caccia lanza Milano, Luca Viscusi e Mirko Savoretti. Di spessore anche le coppie terze classificate, ovvero Gaetano Miloro, Gianluca Monaldi della Vigasio Villafranca Verona e Luca Santucci, Giuliano Di Nicola della Sant'Angelo Montegrillo Perugia. Unico neo a voler proprio trovare il pelo nell'uovo è il non approdo alle fasi finali di nessuna coppia di casa nella categoria A, ma patron Paolo Marchionni può comunque ritenersi soddisfatto, visto che appena 48 ore prima la squadra della massima categoria, vincendo in casa contro Roseto, era riuscita a consolidare il primato in classifica nel campionato di Serie B. Tornando al trofeo Lisippo, invece, è finito a Pesaro quello per le categorie B, C e D, grazie a Danilo Allegrezza e Cristian Filippucci della Rinascita Villa Ceccolini, vittoriosi sui baby dell'Ancona 2000 Tommaso Biagioli e Matteo Martini. Podio per Daniele Faccondini, Silverio Ruggeri, sempre della Rinascita, e Bruno Ambrogiani, Gastone Biagiotti dell'Oikos Fossombrone. Un fine settimana da pollice in su dunque per la San Cristoforo, che in questi giorni può esultare per altri due traguardi raggiunti. Il conferimento da parte del CONI della Stella d'Argento al merito sportivo per l'anno 2021 e la convocazione per uno stage con la nazionale del sedicenne Riccardo Giacomoni. E vi annuncio che lunedì prossimo, 8 maggio, il sindaco di Colli al Metauro, Pietro Briganti, sarà ospite a Primo Cittadino, il programma di Fano TV dedicato ai comuni della nostra provincia. Ecco i contatti per intervenire in diretta. E subito dopo di noi le previsioni del tempo e a seguire uno speciale dedicato all'inaugurazione della ciclopennidica Alte Marche che si è svolto a Sassoferrato. Seguirà poi il video integrale realizzato dalla diocesi dell'annuncio del nuovo vescovo di Fano, Fossombrone Cagli Pergola. Grazie per essere stati con noi, arrivederci.